Buongiorno amici miei, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti, buon inizio settimana a tutti voi, buona settimana Italia, buon lunedì in questa ormai estate conclamata, l'augurio che può arrivare dalle Canarie e per voi che possa essere sicuramente un'ottima settimana. Buongiorno, ciao Roberto, ben ritrovato, è un po' che non ti leggevo più, quindi è sempre un piacere. Ciao Roberto, ciao Graziella, il nostro grande Ciro è tornato, eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Luciana, inizia la fase dell'appello, iniziamo a fare un po' il computo totale degli amici che ci seguono abitualmente. Ciao Ciccia, Yuki. Buon pomeriggio anche a te, Sabina, Claudio, benissimo, sempre sempre molto affettuosi anche nei vostri commenti. Ciao Michele, com'è andata la pesca? Michele è un carissimo amico che prima o poi vi farò conoscere anche in diretta, non vi preoccupate. Ciao Silvia, Joe, Sonia, quanti, benissimo, mi fa molto molto piacere. Allora oggi ripartiamo sempre da Gran Canaria, ripartiamo con una nuova settimana. Ho voluto un po' intitolare questo post come l'inizio di una nuova settimana, ok, fin qua ci siamo, ma quando poter ricominciare una nuova vita? Quando è che una persona può decidersi di dire adesso basta, il vaso è colmo, decido di cambiare radicalmente scenario? Può farlo in qualsiasi istante, può farlo sicuramente in qualsiasi momento, non c'è un tempo prefissato affinché questo possa accadere. È ovvio che ci devono essere delle condizioni favorevoli piuttosto che portino le famiglie, portino le persone a affrontare una decisione di questo tipo. Noi agevoliamo in questo, noi abitualmente abbiamo così il compito di seguirvi anche in quella che potrebbe essere la scelta più importante da affrontare, Canarie sì o Canarie no. Molti, io mi rendo conto che in Italia sta aumentando comunque il malessere generale, che stanno peggiorando alcuni fronti sociali, alcuni fronti a livello di vivibilità, pertanto in molti guardano le Canarie un po' come la terra, l'Eldorado, no? La terra promessa, faccio da solo grazie, figurati Andrea, ci mancherebbe, siamo qui per aiutarti qualora possa servire, ma se non hai bisogno di aiuto non è che obblighiamo mai nessuno a seguirci o quantomeno ad appoggiarsi a noi. Vige sempre la teoria che il fai da te è assolutamente percorribile, non è che noi vi vendiamo l'acqua santa o vi vendiamo un qualcosa che magari da soli non possiate raggiungere, ci mancherebbe altro. Diciamo che al di là di andare sempre a criticare o andare sempre a denigrare quelle che sono le opportunità, bisognerebbe alle volte fare un passo, intellettualmente parlando, un passo in avanti, ma per molti questo non è fattibile. E quindi bisognerebbe andare oltre, capire effettivamente cosa c'è dietro un trasferimento in Canaria che magari alle volte fare da soli potrebbe essere rischioso o quantomeno addirittura non fattibile. Poi è chiaro che siamo aperti a qualsiasi tipo di confronto e ripeto, non andiamo mai a costringere nessuno, ci mancherebbe altro. Fin tanto che in Italia vige ancora, non so per quanto, ma al momento è così, vige ancora una libertà di decisione, di scelta, ben venga che le persone possano quantomeno farla propria. Allora, quello che vi dicevo, noi andiamo, per chi decide chiaramente di seguire questa strada, andiamo ad aiutare nel percorso di trasferimento. Andiamo sia nel bene che nel male a affrontare questo tema. Io mi rendo conto e lo sto tastando proprio anche in questo periodo all'interno dei tour di persone che arrivano veramente esasperate da una condizione italiana che non dà più margine di manovra sotto molti punti di vista, arrivano qui con veramente la frenesia, la voglia che devono necessariamente trasferirsi e noi ci troviamo a fare un lavoro opposto a quello che potrebbe apparentemente sembrare, cioè a mettere dei freni a queste persone, dire guarda, vieni a vedere, ok, fatti la vacanza, ti stai facendo la tua vacanza,
No, Enrica, no, sbagli. Siamo a Playa del Inglés, ma non a Jumbo. Quindi, dicevo, fatti la tua vacanza, guarda che cosa c'è sull'isola, ma prima di effettivamente valutare un trasferimento, a maggior ragione se hai famiglie, se hai bambini, devi fare un percorso diverso. Devi comunque, no Roberto, non siamo al Jumbo, devi comunque fare un percorso diverso affinché tu possa comprendere esattamente quello che è la realtà abitativa e sociale dell'isola. Quindi mi rendo conto che alle volte l'onda emozionale, l'onda adrenalinica di magari vedere anche certe realtà possa far sognare le persone, possa indurle veramente a una sorta di basta, arrivo in Italia, cambio tutto, cambio vita e ricomincio da capo lì. Non sempre è la scelta migliore, non sempre, perché si rischia di arrivare qui privi delle informazioni basiche che possano permettere di fare un trasferimento in Canaria in totale sicurezza. Quindi, affinché possiate gestire questo vostro trasferimento nella forma più congeniale possibile, 373-774-2186. Allora, siccome in tanti adesso inizio già a leggere i commenti e dicono: ah, sei a Playa del Inglés, sei al Jumbo. No ragazzi, non sono al Jumbo, sono in un altro shopping center che adesso vado a mostrarvi, quantomeno a inquadrarvi in parte. È uno shopping center di Playa del Inglés, quindi parliamo della zona più turistica dell'area di Maspalomas, che adesso andiamo a capire anche che cos'ha di particolare. Jenny Petillo: sì, ma l'offerta di lavoro è carente. Assolutamente d'accordo con te Jenny, l'offerta di lavoro qua è molto carente, se non estremamente difficoltosa. Questo non è un mistero, non è che facciamo apparire, ripeto, ciò che non è. Il discorso lavorativo in Canaria è un discorso molto complesso, bisogna arrivare qui con determinate carte da giocarsi, la conoscenza delle lingue, una professionalità da potersi rivendere, bravissimo Stefano che ha indovinato dove siamo, una professionalità da potersi rivendere, tanta pazienza, tanta umiltà e comunque anche una sorta di così predisposizione a cambiare radicalmente scenario. Perché dico questo? Perché magari alle volte nell'ottica di ricominciare in un paese straniero, in un paese oltretutto come questo, è necessario scendere a compromessi, è necessario, se occorre, anche andare a lavorare magari 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, non essere legati a quello che è l'ambito abituale mentale col quale siamo così abituali a lavorare in Italia, che è scattato l'ora X, basta, è finito il mio orario lavorativo, devo andare a casa. No, bisogna fare comunque dei sacrifici, qui nessuno vi regala niente, pertanto se volete conquistarvi un angolino di un piccolo spazio, un angolino quantomeno per potervi inserire in ambito lavorativo, dovete comunque scendere a compromessi. Allora, oggi vi ho portato, partiamo quantomeno di qua, dalla zona di Playa del Inglés, da uno shopping center che si chiama La Casbah, che rappresenta un po' la parte più giovanile dell'area di Maspalomas. In tanti arrivano chiedendoci: ma i giovani dov'è che vanno, dov'è che si svolge la movida? Allora, la movida in genere su Maspalomas è un po' incentrata in quello che è il Jumbo Center, che abbiamo già avuto modo di presentarvi, ma in gran parte, o quantomeno un target più basso a livello di età, è focalizzato in quest'area che si chiama appunto La Casbah, uno shopping center dotato di tutte le offerte, sia dal punto di vista della ristorazione che dei pub, piuttosto che delle discoteche, quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. È tutta un'area pedonale, come potete vedere. Buongiorno anche a te Samantha, Clara carissima, un abbraccio. Intanto i nostri amici ripropongono il numero telefonico, il 373-774-2186. È una parte questa molto importante, ripeto, in ottica giovanile, perché essendo tutta area pedonale comunque presenta un'offerta quantomeno a livello di divertimenti che da altre parti non è così presente. Vedete, questa è
tutta l'area di sopra c'è l'insegna Kashpa Shopping Center. Sicuramente qui potete trovare una gran varietà di ogni tipo di locale, dal kebab al Burger King, a McDonald's, alle discoteche, ce ne sono diverse, ce ne sono svariate per i più esigenti, alle steakhouse, quindi offerta sia dal punto di vista della ristorazione che dal punto di vista del divertimento. È ovvio che questa è una zona che oggi durante la giornata è abbastanza deserta, perché comunque è tutta un'area che vive prevalentemente durante la notte, quindi è un'area che per chi vuole divertirsi, per chi vuole effettuare divertimento notturno a livello magari di discoteche e quant'altro, è sicuramente un'area da frequentare durante la fase serale delle vostre giornate, della vostra vacanza qui in Canaria. Allora, intanto che siamo qui, io ne approfitto, ci facciamo anche due passi insieme in modo tale che possa portarvi a vedere finalmente anche un po' di mare. È qualche giorno che il nostro oceano è assente dalle dirette, e allora già che trasmettiamo da questa... Ciao Rino, buongiorno carissimo, stop in Brasil latino, americano al top. Allora Rino è un nostro carissimo amico che è venuto a trovarci l'anno passato qui su Gran Canaria, abbiamo fatto i tour insieme, addirittura mi ha portato lui a mangiare a Las Palmas, in un ristorante grande, grande personaggio Rino, amante del ballo latinoamericano, e quindi ha testimoniato anche lui in diretta appunto la conoscenza di quest'area, quindi la presenza di locali dediti anche al discorso di ballo latinoamericano. Quindi vedete che comunque in Canaria c'è possibilità veramente di andare a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta, di esigenza. Questo perché ho voluto partire con la diretta di qua, perché ogni tanto mi capita o di rispondere ai commenti o quantomeno di avere amici in tour con me che mi dicono vabbè, però Gran Canaria è tutto focalizzato sul pensionato piuttosto che comunque sul discorso magari balneare. Allora, in parte è vero, nel senso che comunque i pensionati sono la categoria privilegiata nell'ottica di fare un trasferimento in Canaria, però non è così vero che tutto ruoti attorno a loro. Ci sono anche molte aree, come ad esempio questa appunto che ho definito la Kashpa, che è in zona Playa dell'Inglés, che è più orientata a un ambito di divertimento giovanile. Quindi, come vedete, anche se siete giovani e volete venire a divertirvi qua in Canaria, c'è spazio per tutti voi. Allora, percorriamo intanto questa strada che percorre comunque la zona di Playa dell'Inglés e ci portiamo a vedere anche un po' di mare. Intanto ne approfitto perché Playa dell'Inglés è un'area strutturata e focalizzata prevalentemente sul discorso turistico, ma soprattutto sul discorso alberghiero. Vedete che è un'area comunque ricca di edifici molto molto alti, molto grandi. Abbiamo i classici palazzoni, no? Vedete là giù in fondo, che comunque è la parte dove chiaramente alloggiano tutti i turisti. È un'area molto molto vasta, un'area molto vasta che differenzia tantissimo dalle altre aree che anche dal punto di vista abitativo sono completamente diverse. Allora, intanto è intervenuto in diretta anche il nostro Pierangelo, che ne approfitto per salutare. Ciao Pier, un abbraccio, per ricordarci appunto e intervenire un po' su quella che è la risposta che ho voluto dare poc'anzi in merito al lavoro, al discorso lavorativo. Bisogna avere umiltà, ragazzi, bisogna avere umiltà, bisogna avere la mentalità plasmata al cambiamento, quindi non possiamo pretendere di arrivare in un paese straniero nel quale siamo ospiti con delle pretese. Sì, possiamo avere il nostro sogno nel cassetto, possiamo avere la nostra ambizione, ma sono degli elementi che comunque bisogna costruire passo dopo passo. Bisogna iniziare a farsi conoscere, bisogna dimostrare alle persone quello che noi sappiamo fare. La carta conta poco, cioè il curriculum chilometrico, il curriculum che insomma mi descrive come il top dei top, qua conta veramente molto molto poco. Qui contano i fatti, pertanto un elemento che qualcuno mi ha chiesto anche in passato, io ho 40 anni, io ho 45 anni, sono già tagliato fuori dal mondo lavorativo. Beh, una caratteristica
caratteristica che ho potuto notare qui su Canaria è che il discorso dell'età non è così vincolante come in Italia. In Italia ormai se non hai meno di 20 anni con un'esperienza chilometrica di anni, nessuno ti assume. Qui in realtà all'atto pratico serve dimostrare ciò che si sa fare, ok? Allora, posso avere magari 30 anni, posso averne 40, in determinati ambiti magari l'età può anche essere importante, ma tendenzialmente qui funziona ancora molto il discorso della meritocrazia. So fare, so effettivamente tener fede a ciò che ho scritto sul mio curriculum, o quantomeno riesco a soddisfare le esigenze di quello che è il mio datore di lavoro? Beh, che abbia 30 anni o ne abbia 45, poco importa. Al datore di lavoro interessa che voi sappiate fare quello per il quale lui dovrebbe assumervi. Quindi è questa la particolarità. Poi è ovvio, bisogna comunque fare dei sacrifici, bisogna lottare, bisogna non demordere, perché comunque potrebbe essere una strada anche abbastanza impegnativa e lunga, non è sicuramente così facile poterla percorrere, ok? Allora intanto andiamo di qua, così vi faccio poi vedere anche un po' il mare, perdonate ma ogni tanto ho anche il blocco. Quindi 373-774-2186, il numero telefonico che vi permette, come voglio sempre ribadire, di mettervi in comunicazione già con Pierangelo, che è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Quindi qualora voi abbiate un'idea, qualora voi abbiate un orientamento professionale che vorreste perseguire qui in Canaria, magari telefonate a Pierangelo, esponete il tutto a lui in modo tale che possa darvi anche le varie indicazioni su quello che è la concretezza di questa idea qua sull'isola, perché magari qualche idea già sulla carta ve la boccia, non tanto perché lui si possa erigere a giudice supremo, ma perché conoscendo molto bene la realtà del luogo sappiamo a prescindere che determinati aspetti qui non avrebbero ragione di esistere, e quindi in forma già preventiva vi può mettere in guardia, o quantomeno potrebbe già disilludervi da questa vostra idea. Al contrario, magari c'è un'idea che effettivamente qui potrebbe trovare realizzazione, e allora perché no? Allora l'andiamo a sviluppare insieme, l'andiamo a raccontare, cerchiamo di gettare delle basi, delle fondamenta a quello che è il vostro progetto. La cosa importantissima è che qua in Canaria comunque c'è la possibilità di andare a realizzare ciò che sono le idee personali. Non c'è il vincolo da dire vabbè, ma magari una burocrazia che mi ostacola, magari un governo che mi pone delle limitazioni. Assolutamente no. C'è possibilità di avere comunque un certo tipo di appoggio e di essere agevolati a prescindere. È chiaro che però alla base l'idea deve assolutamente avere delle basi concrete su cui poter essere costruita. Allora io intanto mi sono portato, come magari sentirete già dal suono, mi sono portato in riva al mare, quindi una veduta molto particolare quella che voglio regalarvi quest'oggi. Siamo su Playa del Inglés, quella che effettivamente è un po' la parte più bella dal punto di vista scenografico, definiamolo così. Una sul fondo le nostre amatissime dune, tutta una spiaggia che, come potete vedere, è assolutamente attrezzata, ma parliamo pur sempre di spiaggia pubblica. Non, in Canaria non esistono stabilimenti balneari, non esistono spiagge private. Oltretutto sotto di noi c'è anche la possibilità, come potete vedere, di effettuare tutte le escursioni, tutti gli sport d'acqua, quindi dall'acqua scooter alla banana trascinata dall'acqua scooter, insomma c'è possibilità di divertirsi sotto ogni forma. Allora, sempre parlando per il discorso della spiaggia pubblica, non so se notate, qua sotto di noi abbiamo tutta la fila di ombrelloni, quindi sdraio, tutta attrezzatura chiaramente del comune, che nel momento in cui una persona volesse utilizzare tale attrezzatura la può tranquillamente pagare. In questo punto i due lettini e un ombrellone costano la bellezza di 7,50 euro al giorno,
Ma come potete vedere, intanto sta partendo anche l'acqua scooter, quindi guardate che meraviglia, per chi si vuole divertire c'è anche questa possibilità. Ma come notate, davanti agli ombrelloni ci sono delle persone che hanno posizionato i loro asciugamani e i loro ombrelloni. Nessuno gli dirà mai nulla. Questo perché comunque è spiaggia demaniale, è spiaggia pubblica, pertanto ogni angolo della spiaggia è un bene comune. Allora, intanto fronte a noi la meraviglia delle dune, uno spettacolo incredibile. Ciao Pier, che ci ricorda anche adesso, scegli adesso di cambiare la tua vita e prenota il pacchetto pretrasferimento. È veramente una condizione molto importante, la decisione che puoi prendere in qualsiasi momento, fin da subito, non hai bisogno che si verifichino delle congiunzioni astrali particolari, eh? Se veramente hai la determinazione, se hai la voglia, hai l'esigenza di voler cambiare quantomeno la tua vita, l'opportunità c'è. Allora, Anna Maria, c'è possibilità di trovare lavoro come operaio in calzaturificio? Guarda Anna Maria, direi assolutamente di no, ma non tanto, perché comunque qua non c'è l'industria, c'è un discorso di lavorazione, non di produzione, ma anche l'ambito calzaturificio è veramente molto molto particolare, eh? Quindi bisogna quantomeno comunque avere delle idee chiare su ciò che è la commercializzazione di un'attività in terra canaria. E intanto sì, i nostri amici ci ricordano che anche le attrezzature vengono lasciate lì durante la notte, sicuramente sì, nessuno le vandalizza, e questo è un po' tipico comunque anche della mentalità qua in Canaria, quindi il bene comune assolutamente è da rispettare. Maurizio ci chiede: c'è l'università di medicina a Gran Canaria? Assolutamente sì, c'è l'università di medicina, si trova nella zona di Las Palmas, quindi a nord nell'isola, e oltretutto ti posso anche aggiungere è una tra le università all'avanguardia in campo europeo, quindi è veramente un fiore all'occhiello dell'isola, la facoltà di medicina, veramente molto molto rinomata. Se fai una ricerca su internet troverai riscontro anche a ciò che ti sto appunto dicendo, veramente interessante. Allora, queste intanto sono le abitazioni che affacciano su questa meravigliosa passeggiata, una passeggiata che arriva fino alla località di San Agustin, che è laggiù fronte a noi, la località che abbiamo voluto testimoniarvi già diverse volte, una località molto molto interessante, che va a chiudere un po' quella che è la costa turistica di Gran Canaria. Allora, per rimanere in tema scolastico, Maria Pia ci chiede se ci sono anche i licei. Assolutamente sì, ci sono i licei anche nella parte di Maspalomas, quindi anche nella zona sud di Gran Canaria. Abbiamo tutti i gradi scolastici, dalla scuola infantile per arrivare fino ai licei. Ci sono i cicli formativi, quindi anche tutte le diciamo quelle che sarebbero il corrispettivo delle nostre scuole professionali, e invece solamente l'università si trova nella parte nord dell'isola, quindi nei due poli universitari, uno su Las Palmas e l'altro su Tafira, che è una località vicina comunque a Las Palmas. Allora, ci chiedono se è zona ventosa. Direi che Playa dell'Inglés no, non è considerata zona ventosa. È ovvio che comunque abbiamo sempre un po' di vento, vedete qua sono le palme, chiaro che una lieve ariettina qui c'è, meno male, perché sennò staremmo scoppiando di caldo. Abbiamo una temperatura anche oggi che è intorno ai 30 gradi, quindi veramente fa caldo. Meno male che c'è il vento, perché è il vento l'unico elemento meteorologico che ci consente di riuscire a respirare tranquillamente. Allora, intanto l'acqua è fredda, Simonetta, no, non ce lo chiede più nessuno, non lo so, mi fa specie un po' questa, è un po' un'anomalia, non so se si sono rassegnati oppure se non interessa più. Comunque, no, devo dire che l'acqua assolutamente non è fredda, guardate quante persone fanno tranquillamente il bagno.
Quanto costa la benzina? Allora, Walter, io ho fatto rifornimento questa mattina perché sono in tour con dei clienti, con degli amici che si sono avvicinati al mondo delle Canarie con il nostro pacchetto pretrasferimento. Prima di iniziare il tour siamo passati a fare rifornimento. È stata una scena simpatica. Perché? Perché comunque il nostro amico, nel momento in cui mi sono fermato per rifornimento, mi ha dato una banconota da 50 euro, no? Dicendo, dai, fai il pieno, la macchina era in riserva, fai il pieno. E io faccio, guarda che 50 euro qua dentro non ci stanno neanche, non scherzare. Gli ho detto, facciamo 20 euro, se poi vedi che magari continuate a girare, che magari serve fare altro rifornimento, la farai tu in autonomia. Allora, abbiamo fatto 20 euro di benzina, benzina verde chiaramente, abbiamo quasi raggiunto i tre quarti di serbatoio. Prezzo al litro del carburante oggi è di 93 centesimi al litro, quindi un prezzo veramente differente da quello italiano. Oltretutto calcolate che noi abbiamo fatto rifornimento in un'area abbastanza turistica, dove i prezzi, anche se di pochi centesimi, sono leggermente più alti. Se voi andate invece a fare rifornimento in una località un po' più nell'interno, piuttosto che al di fuori della zona turistica, troverete dei prezzi ancor più bassi. A me è capitato di vedere giusto due giorni fa in una località fuori dalla zona turistica sempre la benzina, qui la benzina 95, a ben 89 centesimi al litro. Quindi non una grandissima differenza, però comunque veramente molto molto interessante. Allora, le abitazioni hanno lo stesso costo di Maspalomas. Silvia, noi qua siamo su Maspalomas, siamo nella parte di Maspalomas. Maspalomas è intesa come la località in generale, che viene divisa in più parti, in più sezioni, come possono essere i nostri quartieri, i nostri rioni, che comunque queste riguardano quella di Playa del Inglés. Playa del Inglés è zona turistica, oltretutto queste abitazioni che vi ho inquadrato e che torno a inquadrarvi affacciano direttamente sulla passeggiata, quindi i prezzi in questo caso sono già abbastanza alti. Allora, l'acqua è bollente, ma avete idea del fatto che quello è oceano e non mare? Allora, chi è che ci scrive? Rina. L'acqua è fredda, Rina. Allora, innanzitutto il concetto è, io ti direi di evitare di generalizzare così tanto, perché non è che se l'acqua è oceanica è gelida e se invece quella del Mar Mediterraneo è calda. Ho un po' di esperienza in clima marino, quindi posso dirti che l'acqua del mare varia a seconda delle correnti, della profondità, ok, e addirittura della fauna marina. Quindi non vuol dire che se oceano l'acqua è gelida. Parliamo comunque di un'acqua che mediamente in questa stagione è intorno ai 23 gradi. Quindi definirla un'acqua fredda io ci andrei un attimino cauto. È ovvio che il Mar Mediterraneo ha un'altra tipologia, un'altra biologia marina stessa, pertanto ci sono delle correnti differenti, ma addirittura nel Mar Mediterraneo ci sono delle zone che sono ancora più fredde di quelle oceaniche. Quindi occhio, perché non è comunque che funziona una generalizzazione di questo tipo. Intanto vedete che i nostri amici continuano a scorrazzare imperterriti nell'oceano per quello che riguarda le escursioni sugli sport d'acqua. C'è chi fa parasailing, quindi il paracadute attaccato al motoscafo e si fa tranquillamente trascinare, chi invece va in acqua jet, insomma c'è veramente di tutto. Allora, per quanto riguarda il lavoro, ovviamente è arrivata anche subito la controrisposta, probabilmente data a chi si stava lamentando, del fatto che in Italia, effettivamente la domanda è da fare a voi, amici che state in Italia, ma in Italia si trova lavoro? E quantomeno nel momento in cui riuscite a trovare lavoro in Italia, e siete già fortunati, come viene pagato? Viene contrattualizzato? Venite messi in regola? Avete i contributi? Avete la sanità? Avete comunque una forma previdenziale che possa andarvi a tutelare anche nel momento in cui sarete un po' meno giovani? Quindi attenzione, non è che bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Sicuramente le Canarie non possono e non devono rappresentare quella che è un'ancora di salvezza, quello da dire
abbandono tutto quello che c'è in Italia per andare in cerca di fortuna. Questo lo facevano magari i nostri nonni anni fa, ancora magari i nostri genitori, però non è più tempo, non è più periodo di poter abbandonare tutto e decidere di andare all'avventura in un paese straniero. Le Canarie sono comunque una realtà che sotto un certo punto di vista vi possono dare delle chance, vi possono dare delle possibilità, ma bisogna comunque lavorarci, bisogna comunque sudarsene, bisogna scendere a compromessi e fare tanti sacrifici. Pertanto ci va comunque l'umiltà di fare un certo tipo di percorso e l'italiano non è molto propenso a farlo, generalmente non arriva con questa umiltà già in dotazione, ok? Quindi veramente è una scelta da valutare molto molto attentamente. Allora, Rick, è già tanto che ti paghino. Beh sì, in effetti quello è già un grande problema, perché non è tanto il trovare il lavoro, magari il lavoro si trova pure, e quanto il fatto che non si viene tutelati e spesso e volentieri non si viene neanche pagati. Quindi, voglio dire, questa potrebbe essere un'alternativa. Nel momento in cui si viene a lavorare in Canaria, c'è possibilità sicuramente di venire messi in regola, di avere una tutela quantomeno personale sotto questo aspetto e quindi poter godere di anche un certo tipo di sicurezza. Allora, intanto ragazzi, altra comunicazione di servizio che ho ricevuto stamattina, quindi non potevo comunicarvela prima. David rientrerà a Fuerteventura domani in serata. Pertanto la diretta anche di domani la svolgeremo qui da Gran Canaria. Quest'anno, questa settimana vi fate l'indigestione di Gran Canaria. Non abbiatene a male, ambasciatore non porta pena, quindi spero di non andare a infastidire nessuno, ma sono scelte comunque, sono decisioni istituzionali. Chiaramente David ha dovuto assentarsi per un po' di giorno per motivi lavorativi e quindi cerchiamo comunque di non farvi mancare la nostra presenza, cerchiamo ugualmente di potervi dare tutto il supporto, tutto il necessario contributo che necessitate, però è ovvio, abbiamo un'overdose di Gran Canaria anche domani. Allora amici, io intanto vi do un bacio immenso, torno a recuperare i miei amici che ho lasciato a pranzo e siamo nella seconda parte del tour e l'appuntamento sarà poi per domani. Vi faccio godere ancora un po' del nostro oceano. Oggi ho tralasciato un po' questo ambito, sicuramente è una vista mozzafiato che può veramente ripagare di tutte i problemi, tutti i pensieri che magari una persona può avere. Walter, Claudio, sei già andato al Playmar, noi alloggeremo lì una settimana a ottobre. Walter, allora abbiamo già fatto una diretta dal Playmar, sicuramente sì, l'abbiamo fatta lo scorso sabato invece dal Maspalomas Lago, un complesso turistico che va sul quale noi ci appoggiamo comunque durante il pacchetto pretrasferimento. Il Playmar lo puoi trovare in una delle precedenti dirette. Vediamo magari se riesco a organizzarmi nei prossimi giorni, cercare di fare una diretta anche dal Playmar, magari per tutti gli amici che hanno perduto quella effettuata in passato, e allora ne approfittiamo, ne facciamo una nuova. Ragazzi, che dirvi, io vi abbraccio uno per uno, grazie per anche le manifestazioni di affetto che mi date nel garantirmi che non vado a rompervi le scatole da Gran Canaria in continuazione, ma che bensì è un piacere, e un piacere anche per me ovviamente. Intanto godete di questo scenario, godete di questa meraviglia, vi ricordo che comunque Pierangelo è sempre a vostra totale disposizione al 373-774-2186, anche solo per elencarvi tutti i benefici di quello che è la vostra scelta di vita, quindi la possibilità di organizzare il vostro pacchetto pretrasferimento e andare fin da subito. Intanto guardate qua sotto cosa passa in spiaggia, giusto per andare a sottolineare quella che è la forma di garanzia e tutela delle persone. Spiagge monitorate costantemente dalla polizia, così come le passeggiate, così come tutti i luoghi delle le strade della località di Maspalomas e comunque dell'isola.
viviamo in una realtà a tasso di criminalità pari a zero, quindi fate voi le opportune valutazioni di sorta. Ragazzi, decidete oggi, decidete fin da subito quella che potrebbe essere la vostra futura vita, una scelta veramente importante che ha modo di andare a così soddisfare ciò che in Italia, ahimè, oggi non c'è più modo di andare a realizzare. Quindi vuole essere un po' un invito, uno stimolo, un augurio che ognuno di noi possa, di voi, perché noi l'abbiamo già trovato, comunque che ognuno di voi possa effettivamente andare a realizzare il proprio sogno in una terra che effettivamente al momento attuale chiaramente è ancora in grado di soddisfare e realizzare i progetti delle famiglie. Ragazzi, un abbraccione immenso, intanto questo è il termometro da Maspalomas, Playa dell'Inglese, ben 30 gradi che vanno a contornare la nostra estate qua in Canaria. Appuntamento a domani, un grandissimo abbraccione da Playa dell'Inglese, ciao!